Ok, sono di nuovo qua con vosotros. Sono qua perché provare un test della videocamera, della fotocamera, quella che è. Allora, un attimo che mi voglio mettere sulla PS3. Ok, mi dovrei vedere. Ok, perfetto. Allora vediamo un po' di utilizzare un po' questi effetti. Cominciamo da qua. Io con la mucca sulla testa, mamma mia. Duemilaventuno, pepe. Gli occhi a manga. Ah, che questi li adoro, dai, questi sono belli, adoro. Abbiamo il cappellino di Babbo Natale, Baffo Natale. Tanti io guardo se arrivano i messaggi direttamente dalla TV, eh. Farfalline, brillantini, sberluzzica, una corona che è all'oro, no, che agrifoglio che è all'oro, coriandoli, io sono l'uomo focaccina che vive nella farina. No, questo sembra Kenny di South Park. Boh, che freddo. No, questo sembra la vecchietta di 80 anni. Sembra nonna Adele. Ah, questo è uno dei miei cappelli che porto sempre. Mi dispiace. Poi abbiamo pescatore. E dentro un pesce. Ma che belli, quanti che ce ne ha? Gatto. Un pescatore. Cioè, se uno più vede l'altro. No, questo sembra un broccio d'alla. Polizia. Mascherina. Bisogna portare la mascherina. Questo fa molto anni 60. Oh, fiorellino. Angioletto. Diavolo. Formaggio. Formaggio! Intellettuale con i piercing. Mangio qualcosa. Ancora un gatto. Ci sono talmente tanti, ragazzi. Lo chef. Astronauta. Cos'è una buccia di banana in faccia?
Ma anche no. Vediamo. Cosa c'è? Cosa devo dire? Devo dire niente. Vediamoci un film in 3D. Ah! Pinocchio. Ammazza che belle, le sto testando tutte. Ciao dolcemente Vale, io sto bene, sto guardando i tuoi messaggi dalla televisione perché sto testando questi effetti, quindi per vedere i messaggi li guardo direttamente dalla televisione. Comunque io tutto bene, grazie a te. Un puma in Puglia? Addirittura? Wow! Tu cosa mi racconti di bello? Tutto bene? Bene, bene. No, perché ho scoperto a caso questa cosa qua. Alcuni non mi. Non può, cioè, non mi voglio far vedere perché è proprio orrenda. Il numero delle persone che mi odiano, ricordatevelo. Questo è il numero delle persone che mi odiano. Cos'è il gatto? No, che gatto è? Un coniglio. Mi piace questa applicazione. Cioè, la conoscevo già. L'app che ho scaricato si chiama Prisma. Prisma. No, questo è molto anni 80, adoro. Censura. Censurate. Ah, ci sono anche le cornici. Grazie tesoro, lo so che non mi odi. Lo so, lo so. Sì, è dentro nell'applicazione Prisma questi effetti qua. Prisma Live, vai negli effetti, ci sono tutti questi. Non sono male, lo dico la verità. Mi piace. Adoro. Prism Live Studio, ecco come si chiama. Tanto io guardo se arrivano nuovi messaggi. Broadcast Channel. Live Channel, questo è bello, Live Channel. Ma anche a me l'ha consigliato Mirko da scaricare Prisma. Per chi non lo sa, Mirko è il nostro conte rota, eh. No, adoro, che bello. No, sono belli gli effetti. Adoro. Adoro.
Ah, posso anche scrivere. Ma che figata! Posso anche scrivere, yes. Vediamo se riesco a scrivere qualcosa. Grazie, Vale. Però siamo solo in due. Se mai dici di iscrivermi su il canale, quello principale. Però iscrivetevi anche al canale di Dolcemente Vale, eh? Mi raccomando. È giusto che sponsorizza anche il tuo canale, tesoro. Vediamo se riesco a scrivere qualcosa. Ma di nulla, Vale. Allora, vediamo un po' se faccio così. No, ma che figata! Adoro! Adoro! Adoro. No, no. Mamma mia, come mi sta bene la barba dorata e glitterata. Adoro, mi sa che la userò spesso questa applicazione. Quando sono in esterna, vado a fare mettere qualche effetto un po' così. Io sono adesso 18:45, c'ho quasi fame. Ti hai già mangiato, Vale? Uah. Ah, Valentina, nel caso, sabato ci sei in live, ci tieni compagnia mentre ci guardiamo il film tutti insieme sul mio canale qua. Perché ho pensato di mettere Fantozzi e quindi commentiamo, stiamo in compagnia e ci facciamo quattro risate vedendo questo film. Stasera c'ho la minestrina da mangiare, poi non lo so. Ieri, no, aspetta, come dire, l'altro ieri ho mangiato che cosa? La pizza, ho mangiato la pizza. A che ora? Beh, 8:30, ma penso di far iniziare il film per le 9. Meno per le 9. Però vedo che questa cosa a molta gente piace, quindi volevo fare questa cosa. Comunque poi se vuoi entrare anche te in live, anche solo per salutare, io il link lo metto sempre nel nostro gruppo. Cominciamo con qualcosa che faccia ridere. Con qualcosa che faccia ridere. E niente. Ridere perché ridere fa buon sangue. Poi ragazzi, so vediamo un po' come mi si mette la cosa, eh. Il 28 febbraio, che è un sabato, vi voglio tutti presenti in live perché faccio gli anni, quindi festeggiamo il compleanno in live. Vabbè, Conterota che fa la voce dell'esorcista, quello è top, è top. No, ma di scherzi, vi vorrei tutti in live il 28 febbraio, alla sera, perché faccio gli anni, quindi. Che molto probabilmente di solito il giorno del mio compleanno vado a festeggiare fuori, ma siccome siamo ancora almeno qua in Lombardia, restrizioni e i ristoranti alla sera non aprono, quindi molto probabilmente andrò a festeggiare a mezzogiorno. Quanti anni fai? Tanti, 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 indovina quanti?
Dai, Valentina, indovina quanti anni ho? Quanti anni compio? Dico che dal vivo ne dimostro di meno, eh. Te la do buona, dai, ne faccio 38, 39 li faccio l'anno prossimo. Brava, 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 brava. 38, sono nato nell'83, quindi comincio anch'io a avere i miei annetti. Perdo i capelli, perdo i denti, ho la barba bianca. Mi manca solo il bastone e sono a posto. Guarda, il cuore è giovane. Cioè, il cuore in senso metaforico è giovane, la persona no. No, perché ho anche i miei acciacchi, credimi. Ho i miei acciacchi anch'io. È solo sto fatto della depressione che mi frega. Tutto qua. Però sto cercando di viverla più serenamente possibile. Io credo che il problema che ho sia una cosa seria e non vada urlato e sputtanato ai 420 come qualcuno ha fatto. Però c'ho persone vicino a me che mi sostengono e mi tengono compagnia. Conte, per esempio, Conte Rota sa che cosa ho passato. Quindi, no, mettiamo un bel effetto. Non voglio stare con sto schifo di robo. Ecco, mettiamo questo qua. E niente. Tranquilla Valentina, tranquilla, è da quando ho 25 anni che ci soffro. In poche parole, io ho 25 anni, ho fatto il mio primo coming out, ho fatto coming out. Io avevo fatto anche un video dove spiegavo che avevo fatto coming out, però credo che quel video non sia arrivato bene a chi è dovere. Quindi prima o poi penso di farne un altro. Perché è una cosa molto, molto importante. Ce ne vorrei fare uno sul mio coming out e uno sulla mia depressione. Perché quello che ho fatto sul coming out sul mio canale principale, devi andare a cercarlo un bel po' di tempo fa, diciamo che era una confidenza dove io mi confidavo con voi. Però farne uno da zero, non mi dispiacerebbe rifarlo. Solo che veramente non vorrei farlo qua in casa quel video. O devo fare una live dove lo dico, oppure proprio registrarlo fuori, perché qui non mi va di fare questo video, cioè che è un video molto delicato. Che ne pensi di Ise Pupetta? Cioè, adoro. 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 Sono dei personaggi troppo, troppo forti. Chi si è perso la live di sabato, che Vale mi ha consigliato di vedere Ise Pupetta. Andate a vedere perché sono veramente una bella coppia. Sono come i legnanesi, noi qua. Che bello questo! Noi abbiamo qua in Lombardia abbiamo i legnanesi e giù da te avete Ise Pupetta. No, 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 sto male. No, mi posso far vedere. No, così no. Testa, sarà cosa mangi di buono, Vale? Stasera alle 9, non è che mi cambia tanto questo filtro. Stasera alle 9 va in onda, diciamo, il mio primo esperimento,
Una nuova rubrica sul mio canale principale, Viva Matt, che è una rubrica. Sì, DJ. È una rubrica di cinema. Vediamo un po' come va. Infatti, l'ho chiamata puntata zero perché non so come va. Non so. Ah, non so veramente come va. Quindi, se va bene, ok. Se non va bene, vi fa schifo. Beh. Come, ma non va? Ah, ecco. Fettine insalata con mais, pomodoro e tonno. Buono, buono. Io c'ho voglia di mangiare in questo momento del sushi. Perché io adoro il sushi. Io il sushi l'adoro. Adoro. Tanto arrivano i messaggi sotto, che sono quelli del gruppo, che sono quelli del gruppo dove sono iscritti in Facebook. No, che figata, ma perché c'ho plankton di SpongeBob in testa? Siamo seri. Arrivo, arrivo. Ragazzi, io devo andare a magna. Grazie Vale per avermi tenuta compagnia. Ora bevo il tè Twinings quello con la bustina, buono il tè nero, buono. Io adoro il tè verde, però se devo bere un tè, io adoro il tè matcha. È un tè che non amano in tanti, però beh, lo adoro perché lo bevo nel latte. Faccio il tè matcha latte, che è molto molto buono. Che dire, Vale, visto che siamo solo io e te in live, grazie per avermi tenuto compagnia. E a te, ti aspetto sabato per chiacchierare, farci due risate con Fantozzi. E niente. Ti mando un bacione a te, un abbraccione a tutti quelli che vedranno la live. Intanto qui i messaggi arrivano. E niente, ragazzi, vi auguro a tutti un buon lunedì. Sì, stavo dicendo martedì. Un buon lunedì sera. Ok, buona sera, alla prossima like. Che te sarebbe il tè. Allora, non sai cos'è il matcha? Il matcha, in poche parole, è tè verde. È tè verde. Però il matcha è un tè verde pregiato. C'ha la polvere fine, 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 fine ed è molto buono. Ho fatto il video sul matcha latte. Vado a recuperare sul mio profilo. Sul mio. Aiuto, sul mio. Aiuta! Sul mio canale principale che ho scritto io faccio il matcha latte, lo vedi com'è. Ciao Roberto, ciao Chiara. State arrivati adesso che devo chiudere perché vado a mangiare, perché mi hanno chiamato a mangiare. No, comunque stavo dicendo a Valentina che sabato facciamo la live commentando il film di Fantozzi, quindi staremo comodi, chiacchieremo più del meno. Poi con Conte, cioè ragazzi, io penso che Conte non dice di no a partecipare a una live del genere. Ci vediamo un bel film e commentiamo, perché ho visto che il film Fantozzi è su YouTube e quindi posso metterlo a video e noi in parte che commentiamo. No, vai tranquillo, Roberto, Chiara, state tranquilli. Adesso io stacco perché vado a mangiare. Comunque, ringrazio tutti. Vi auguro una buona serata, un bacione e chi vuole, sabato sera alle 20:30 la live, stasera alle 21 sul mio canale principale, prima puntata di Viva Mattanzi, puntata zero, dove si parlerà un po' di cinema. Non so se riuscirò a essere nella live a commentare stasera perché sono da una persona a sistemare delle robe e niente. Vi auguro un bacione e un abbraccione. Buona cena a tutti, vi voglio bene. Ciao 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 ciao.